cosa mi vuoi dire? E lei: come fai a non saperlo? Cosa vuoi che io ti dico? Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale, garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. Trovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. E come si suol dire, a furia di gridare al lupo, poi c'è il rischio che quando il lupo arriva davvero, la gente così resta con un palmo di naso, resta direi impreparata. Faccio riferimento agli allarmi che sono arrivati in questi due giorni, allarmi drammatici di piogge sconvolgenti nel territorio di Ragusa. Tant'è vero che sono state sospese iniziative varie. È vero, ieri ha piovuto un po', abbiamo fatto vedere quelle immagini della strada della Ragusa Marina, ha piovuto, non c'è dubbio, però è anche vero che da un po' di pioggia, anche se copiosa, da arrivare a chiudere scuole, annullare manifestazioni, chiudere appuntamenti vari, ne passa. Tutti i comuni si sono allertati e hanno rinviato appuntamenti. Pensate alle scale del Gusto a Ragusa, pensate alle giornate del FAI, pensate a Caltagirone, questa iniziativa che riguarda il pesce che è stata spostata al coperto, e poi alla fine non è successo niente. Ora le previsioni dicono che domani, quindi già venerdì e sabato, praticamente a Ragusa forse qualche goccia d'acqua. Ora venerdì e sabato, cioè venerdì e sabato niente, domani. E io capisco e comprendo e giustifico, perché vedete, in questo paese fin quando, dico sempre così, fin quando non succede nulla si può fare qualunque cosa, come i manifesti, i 6x3, fin quando uno non ne parla ce ne sono quelli illegali, illegittimi, però giustamente appena succede qualche cosa, in questo caso un guaio, capite che il responsabile della protezione civile, della sicurezza, dice: intanto io vi do l'allarme meteo al quarto grado, poi voi fate quello che volete. È accaduto, ricordate, quest'estate, il 20 di agosto, in Calabria, quando nonostante le varie segnalazioni nessuno era andato lì a dire in quella gola, in quella valle, che c'era il pericolo, e sono morte 10 persone. Quindi io comprendo quello che viene fatto dalla protezione civile, però sapete, quando poi non neanche piove, magari qualcuno dirà: ah beh, sai, chi ne lascia le parlare, dicono tante cose. Comunque va bene. Per domani, qui c'è il tempo, lente di, per domani, qua, vabbè, vediamo, questo è il, tanto per ora siamo in queste condizioni, benissimo, vediamo dopo, ci metteremo l'ombrello. Allora, parliamo di un'altra cosa prima di andare a Ragusa. C'è questa notizia che è stata ripresa da tutti, che il Presidente della Regione, Nello Musumeci, avrebbe detto che ci sono dei funzionari che bisogna fare arrestare, e noi siamo perfettamente d'accordo con lui, ma questi funzionari da arrestare non sono solo a Palermo, ma ce ne sono anche in tante città. A Ragusa no, manco uno a Ragusa,
niente, non dovremmo far arrestare nessuno, tutti a Ragusa sono bravi, ma a Palermo e in tante altre città della Sicilia ci sono dei funzionari che bisognerebbe fare arrestare, attenzione, non perché rubano, perché si fanno comprare o cose, ma perché sono ignavi. E l'ignavia è una Dante li aveva messi all'inferno gli ignavi, perché l'ignavia è il fatto di non fare niente. Mia suocera mette su caiordi e la caiorderia deve essere condannata, perché la gente che tiene, come ha detto il presidente della regione, non lo sto inventando io, la gente che tiene sul proprio tavolo le pratiche per mesi e mesi e non le fanno andare avanti, i pagamenti che non si fanno, le autorizzazioni che non si danno, questo è un reato di ignavia e di caorderia, ed è giusto che il presidente in qualche modo si attivi. Allora, lo segnala questo il Codacons, che addirittura dice: saremo col presidente, se hai bisogno d'aiuto ti diamo anche una mano per fare queste denunce. Cosa si potrebbe fare? Allora, tempo addietro, negli altri paesi, quelli civili, noi purtroppo non lo siamo, devo dire la verità, furono inventate le authority. Ora è vero che ci vuole anche l'intelligenza per capire come si muovono le authority, ma le authority, lo dice la stessa parola, sono degli organismi che hanno l'autorità per fare certe cose. E con le authority si risolvono i problemi. Quando un governo prende 5 persone, crea un'authority nel settore dell'XY, queste persone hanno l'autorità per entrare, chiudere, cercare le carte e poi denunciare. Le authority hanno risolto molti problemi perché sono svelte, sono veloci. Allora, l'unica sarebbe questa. Però giustamente dice il presidente della regione, appena uno ci dice ma tu, arrivano i sindacati, che sono più caiordi, a me dispiace, ci sono sindacati come quelli che conosciamo noi, che si impegnano per la Siracusa Gela, per i lavoratori che sono 4 mesi che non sono pagati, tutto quello che volete voi, ma il sindacato che permette appunto di non spostare i dipendenti quando in modo evidente sono appunto ignavi, che permette a questi alti dirigenti di guadagnare una barca di soldi e non mettere un dito all'acqua calda, e non ce n'è a Ragusa, eh? A Ragusa niente, però ragazzi queste cose sono effettivamente da punire, sarebbe da farli arrestare. Chissà se riuscirà a fare una authority il presidente della regione Musumeci, sarebbe l'unica cosa. Lui ha detto che li combatterà, ci guadagneremmo tutti se questa cosa venisse debellata. Invece è stato arrestato veramente, e qui non stiamo parlando, si dovrebbe arrestare, è stato arrestato veramente Giuseppe Panascia. Queste sono le immagini che ci ha mandato la polizia, che fanno riferimento al fatto di sangue di cui tutti hanno parlato l'altro ieri, quando una donna, la signora Zarba, 66enne, è stata trovata uccisa nella propria abitazione con qualcosa di molto pesante, perché è un'immagine molto violenta, in via Giambattista Odierna al numero 51. Dobbiamo anche dire che la via Giambattista Odierna è una via molto frequentata a Ragusa, siamo nel centro storico, non è proprio una via in periferia. E allora la storia la sapete, a un certo punto il nipote è andato a casa della nonna e ha trovato la situazione che vi abbiamo descritto, ha chiamato la polizia, ci sono stati movimenti, macchine della polizia che sono andate avanti e indietro, noi le abbiamo sentite, vi dicevo, perché siamo vicini all'ospedale, vicini anche alla questura, quindi abbiamo sentito questo via vai. Insomma, alla fine, dalle dichiarazioni che sono state recepite da
da varie persone, insomma, alla fine tutti gli indizi vanno verso questo Giuseppe Panascia. Giuseppe Panascia è un personaggio molto conosciuto, tutti quelli che hanno fatto il liceo classico a Ragusa, lui è del 45, ora ha 73 anni, sicuramente in menzione da un bel po', però tutti quelli che hanno fatto il liceo classico, diciamo negli anni 80, negli anni 90, lo ricorderanno sicuramente, perché lui era il tecnico di laboratorio, quello che preparava il proiettore, le cose, insomma, era quindi una persona molto conosciuta. Ma chi lo ha conosciuto? Lo ha conosciuto proprio come una persona così calma, così gentile e disponibile. Ora, infatti, anche nelle immagini si vede questo personaggio molto, molto remissivo, insomma, in questa vicenda è proprio quasi colpito dalla ineluttabilità. Noi non sappiamo naturalmente se è colpevole, in questo caso è solo indiziato di reato. Poi io vengo un po' da questa esperienza di quello dell'omicidio di Iara, e pensare che solo con un pezzettino di DNA per giunta un DNA che viene riportato andando addirittura a dire che questo era figlio illegittimo, una cosa, ragazzi, stranissima. Questo poveraccio si becca l'ergastolo, non so, può essere che è colpevole, ma c'è un dibattito molto acceso. Per quanto riguarda il signor Panascia, che vi dicevo tutti, moltissimi conoscono come persona assolutamente tranquilla, questo è solo quello che è accaduto. È stato fermato, indagato di omicidio doloso aggravato dal fatto di averlo commesso ai danni della moglie, dalla quale era legalmente separato. Pare che però, nonostante fossero legalmente separati, lui andasse a dormire a casa della moglie, e c'erano spesso dei battibecchi perché la moglie voleva che se ne andasse via. La signora Zalba era molto conosciuta nell'ambiente, era una persona che comunque religiosa, diciamo, che aiutava le persone che avevano bisogno. Insomma, il fatto ha sconvolto molto la città, e quindi è chiaro che la polizia si è impegnata per cercare di capire che cosa è accaduto, e sono arrivati a questa soluzione. E di qua cambiamo argomento e torniamo all'aeroporto di Comiso, perché ieri abbiamo detto nessuno parlava, ma era chiaro, era l'attimo in cui bisognava comprendere che cosa è successo, perché in verità è successo ben poco, ve l'ho detto, si è accettati questa reale, allora dovrei dire che brutte parole, ma non le posso dire, insomma, questa fregatura che si è perpetrata nei confronti dell'aeroporto, nei confronti del comune di Comiso, che verrà ora costretto, lo dice il sindaco, ora l'abbiamo intervistato, e verrà costretto a ricapitalizzare, quindi dovrà metterci altri soldi, e dovrà metterci altri soldi per un aeroporto che sarà sempre un aeroporto che, fin quando è in concorrenza, non vedrà lustro, cioè non vedrà mai una speranza. E l'unica speranza qual è? Più volte ce l'hanno detta assirignata, l'unica speranza che diventi il succedaneo dell'aeroporto di Catania, cosa che a noi in verità sarebbe andato bene prima, se loro avessero detto già prima, invece di prenderci per i fondelli per 5 anni, 5 miliardi di passeggeri, 8 milioni, siamo a pareggio, la settimana prossima pareggiamo, abbiamo raggiunto, abbiamo fatto, se avessero detto dopo un mese, picciotti, a così non può funzionare, perché a noi il fatto che ci levate passeggeri ci dà fastidio, cosa che io ho detto da 5 anni, poi io lo devo scrivere qua, ve l'avevo detto da 5 anni che questa cosa accade. Allora, se l'avessero detto prima, ci guardate, l'unica cosa è se
togliendo tutto quanto, diventa il secondo aeroporto, come la seconda pista di Catania. Allora l'avremmo capito, basta che ci dai qualche volo in più, ci fai andare a Roma, ci fai andare a Milano, senza bisogno di scoppare a Catania. A che ci serve a noi avere questo aeroporto se per far crescere il territorio dal punto di vista commerciale dobbiamo andare a Catania? È vero, come dice il sindaco, abbiamo avuto qualche turista in più, ma queste cose le dobbiamo anche andare a calcolare, perché bisogna leggere bene le carte. Allora, per chiudere questa parte dell'aeroporto, sentiamo cosa dice il sindaco Maria Rita Schembari, che abbiamo intervistato e gli abbiamo detto, insomma, questi due mesi di passione, agosto e settembre, in cui era morto, non era morto, è arrivato, c'è il convegno, a questo punto finisce, perché almeno il passo brutto o bello è stato fatto. Sentiamo. Sì, se andrà in porto quello che è stato scritto come, diciamo, base sul piano di ristrutturazione, cioè la possibilità, anche come vuole il presidente Musumeci, di un unico polo aeroportuale tra Catania e Comiso, possiamo dire veramente che la prospettiva futura per Comiso sarà indubbiamente più rosea, perché non ci saranno più, diciamo, fattori concorrenziali rispetto ai quali è chiaro che l'aeroporto di Comiso rimane schiacciato dal gigante Catania. Se invece veramente si opera in assoluto parallelismo tra l'uno e l'altro, allora sì che l'aeroporto può avere un futuro. Intanto ho voluto far emergere durante questa assemblea e appunto anche al verbale dell'assemblea che è fondamentale non in qualche modo disconoscere quelle che sono le esigenze di un intero territorio che ha avuto dalla presenza dell'aeroporto un indubbio miglioramento, soprattutto in termini di flussi turistici, ma anche per quanto riguarda gli spostamenti. Diciamo che l'aeroporto di Comiso è stato un po' un risarcimento, l'ho voluto chiamare così, rispetto alle continue umiliazioni che questa parte del sud-est della Sicilia ha ricevuto in termini di infrastrutture. E siccome si è vista la differenza rispetto al prima, non possiamo assolutamente permettere che ci venga sottratto. Perfetto, signor sindaco, c'è questo se, anche come dice Musumeci, però il piano di ristrutturazione in verità cosa prevede? Un prestito, la vendita delle azioni della Intersac? Se non ci fosse questo momento di riunione, come andremmo avanti? Allora, intanto c'è la liquidazione di Intersac, e questo è un dato di fatto che prescinde sinceramente dalla volontà anche del Comune di Comiso. Quello che invece può fare volontariamente il Comune di Comiso, in attesa di questa vendita e della necessaria, perché sta nelle cose, ricapitalizzazione che sarà chiesta alla fine di quella vendita di Intersac, premunirsi per tempo e aprire il proprio 35% di azioni al territorio, alla partecipazione del territorio. Del resto, che questo si chiami aeroporto degli Iblei non deve rimanere solamente un mero nome messo così sulle insegne di bottega. Quindi, se è l'aeroporto degli Iblei, tutti gli Iblei devono partecipare. Quindi c'è questa apertura a tutti i sindaci, a tutte le entità. Ci vedremo molto presto riunione. Per vedere. L'ultima cosa, signor sindaco, si è parlato di lotte, sappiamo due buste. C'è un'idea, quando le aprirete? Allora, la commissione che poi aprirà le buste dovrebbe fare operare questa seduta intorno al 20 di ottobre, non prima. Ma avete un'idea di queste compagnie? Si sono fatte sentire? Ci piacerebbe Ci sono state delle interlocuzioni con alcuni manager di Soaco. Ci sono vari interessi sia per l'Italia del Nord che per l'estero. Però che cosa c'è poi dentro le buste lo scopriremo veramente solo all'apertura. Io mi auguro che in ciascuna delle due ci siano offerte per parecchie rotte. Perché queste rotte fanno parte integrante del piano, perché certo, sono calcolate certo, come introiti, certo, giusto? Certo. È chiaro che naturalmente qualora alcuni lotti non fossero andati, diciamo, attribuiti, si procederà a rimetterli a bando. Quindi, diciamo, per chiudere, sindaco, lei è moderatamente soddisfatta, diciamo.
Moderatamente soddisfatta mi pare che sia, diciamo, perfetta e calzante come definizione. Va bene, io naturalmente credo a quello che dicono. Speriamo che le lotte siano tante, anche se lì ho un po' di paura. Cosa ha detto il sindaco? Ci dobbiamo preparare a questo fatto di metterci soldi perché chiaramente mettendoci loro i soldi ricapitalizzeranno e allora quel 35% dovrà intervenire appunto in quota parte e il comune non ce l'ha, questi soldi chiederà agli altri comuni di dargli una mano, ma bisogna vedere a che cosa serve dare una mano, perché se io comune di Ragusa, scusa sindaco Schembri, ma se io comune di Ragusa ci ammettere 1 milione e contare quanto il 2 di coppe quando la briscola è a bastoni, capisci che è tempo perso. Ce li giochiamo per fare altre cose questi soldi, quindi essere presi per i fondelli ancora una volta dalla SAC, dalla Camera di Commercio riunita, che a dispetto di quello che dice Peppino Giannone, che ci vuole tanto bene e tanto amore, ci dà, l'avrebbe dovuto dimostrare prima. Bastava dire: questo è il mio aeroporto, il mio figlioccio, ve lo faccio diventare un grande aeroporto. Non è stato così. Che il presidente dica, li facciamo tutti insieme, sì, una cosa è parlare, una cosa è fare, perché fare una questione del genere quando appunto ci sono interessi enormi, perché lo ha detto Agen, ricordate, durante la fiera agricola esattamente 8 giorni fa, disse: ma voi lo capite che questo aeroporto vale 1 miliardo di euro? E quando quello di Catania, 1 miliardo di euro, che pensate che si possa chiudere così? Ci sono interessi pazzeschi e quindi verrà venduto, voglio vedere se poi arriva la regione e ci mette mano. Credo proprio di no. L'unica speranza sarebbe che la regione facesse la sua compagnia aerea. Guardate, sta accadendo un fatto strano a livello nazionale. Per la quarta volta dobbiamo salvare l'Alitalia. Ora, se andiamo a calcolare quante volte l'abbiamo salvata, io credo che abbiamo speso 3 miliardi di euro, 6 mila miliardi di lire e gli abbiamo affittato gli aerei. Abbiamo fatto le cose più incredibili. Bene, oggi pare che ci sia un interesse per l'Alitalia da parte delle Ferrovie dello Stato. Ora, le Ferrovie dello Stato sono state, le Ferrovie dello Stato, una pietra sul collo dello Stato per tanti anni, perché erano sempre in perdita, però uno dice, sai, i trasporti li devi dare, non puoi metterti a preoccupare se ci guadagni e non ci guadagni. Allora le ferrovie sarebbero interessate, perché come dicevamo prima la regione siciliana non pensi a qualche cosa che possa essere collegata non con le ferrovie, che non l'abbiamo, ma come diciamo con l'azienda trasporti, con quell'organizzazione a cui diamo centinaia di milioni di euro e che però si fanno i cazzicelli loro. Questo, ecco dove dovrebbe intervenire anche il presidente Musumeci, va bene. Ho accennato alla Fiera Agricola del Mediterraneo, perché è passata una settimana. Allora, noi possiamo tirare le somme di questa manifestazione con queste interviste che abbiamo realizzato con la dottoressa Licita. La dottoressa Licita, tra altre cose, è anche assessore al comune di Ragusa, e quindi io credo che, vabbè, parliamo un attimo della fiera agricola, però la cosa importante è che l'assessore ci dice anche quello che possiamo mettere in campo nel prossimo futuro nell'ambito dello sviluppo economico, il nostro sviluppo economico che chiaramente ha dei punti fermi, come per esempio l'agricoltura e l'enogastronomia. E di enogastronomia parleremo dopo, vediamo. Vice Sindaco, la interpelliamo nella duplice veste, sia come assessore, vice sindaco del Comune di Ragusa, che come organizzatrice della Fiera Agricola del Mediterraneo, che si è conclusa da pochi giorni, grande successo.
che riguarda però un settore, quello agricolo zootecnico, nel quale il comune di Ragusa vede anche una prospettiva di interesse su multilivello. Qual è appunto questa prospettiva? Quale può essere il futuro in questo settore, assessore? Beh, la duplice veste mi aiuta a capire proprio i contenuti della fiera in tutti i suoi aspetti più importanti e anche più profondi. Il successo di questa, ma nella veste di vice sindaco, nella veste di rappresentante del comune, che comunque è partner della Camera di Commercio in questa manifestazione, mi aiuta a capire attraverso la conoscenza di quei contenuti quale può essere la prospettiva di questa. Di questa manifestazione che si svolge all'interno di una proprietà del comune di Ragusa e con la collaborazione forte del comune di Ragusa. E il successo di questa 44esima edizione ha dato degli spunti, secondo me, molto importanti per capire che questa manifestazione evidentemente ha bisogno di un progetto molto preciso, sia nei contenuti che sotto il profilo strutturale. Proprio del sito dove si svolge la manifestazione. Il comune, noi in campagna elettorale abbiamo sempre detto che di quella parte, di quella proprietà del comune avremmo voluto utilizzarla per fare un centro fieristico polifunzionale e il successo di questa 44esima edizione ce ne offre ulteriori spunti, sia per la manifestazione, per quella manifestazione, che per altre manifestazioni e quindi per trainare altri settori economici attraverso proprio l'organizzazione di altre fiere, di altre mostre, di altre vetrine. C'è già in questi giorni un fermento molto importante, già molte imprese mi hanno contattato, hanno delle idee molto precise di sviluppo di quel settore e questo è un aspetto sul quale come assessore allo sviluppo economico mi voglio scommettere, cioè l'idea del centro fieristico, ma non solo, anche l'idea di cominciare a pensare molto più seriamente di quanto non si sia fatto sino ad oggi in questa amministrazione a questo settore trainante della nostra economia, che poi traina anche altri settori, non senza trascurare il turismo, senza trascurare altri settori, ma l'agricoltura e la zootecnia in senso stretto sono due settori sui quali voglio rivolgere tutte le mie attenzioni per arrivare poi sostanzialmente al trasformato, all'agroalimentare d'eccellenza e su questo bisogna fare molti investimenti, non solo di carattere finanziario attraverso l'idea appunto del centro fieristico che ci consente di elevare anche il valore dell'unica attualmente manifestazione che si fa in quel sito del comune di Ragusa, ma anche da un punto di vista strettamente politico. Io credo che questa categoria, in particolare la categoria delle aziende agricole e ancora più in particolare la categoria delle aziende zootecniche, ha bisogno di un supporto importante da parte di questa amministrazione. Noi siamo pronti a darlo, vogliamo cominciare a riattivare delle azioni che con il fallimento dell'Associazione Regionale Allevatori purtroppo si sono interrotte. Abbiamo buone notizie, lo stesso assessore di Bandiera, l'assessore regionale all'agricoltura, ci ha portato una buona notizia in sede di inaugurazione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, perché si parla già di una convenzione tra l'AIA e l'IZS per riprendere i controlli funzionali sugli animali e da qui vogliamo ripartire per rimettere in rete gli allevatori, per dare una prospettiva futura più importante. In questo sono convinta che come Comune di Ragusa, pur nelle difficoltà finanziarie dell'anno 2018, perché abbiamo appena chiuso un bilancio che tuttavia Ma era questo è ormai completamente. finito. Questo è ormai anno Questo è un finito. anno finito. Ci proiettiamo verso una programmazione che è quella del 2019 e nella programmazione dello sviluppo economico, insieme a tutti gli altri settori importanti, insomma dall'artigianato all'industria, al turismo, sicuramente non mancherà centrale questo aspetto dell'agricoltura. Anche perché quello sarà poi il bilancio vostro, cioè quello Quello che è progettato già dalla campagna elettorale. Sì, si usa immagino. nostro, vostro, eccetera, è comunque il bilancio dell'amministrazione comunale, però certamente il bilancio 2019 è il bilancio sul quale sarà possibile calare totalmente la programmazione, gli obiettivi che ci siamo dati in campagna elettorale e per i quali penso i cittadini ci hanno premiato, per i quali oggi siamo qua a gestire questa amministrazione. Un'ultima domanda
sulla fiera, ha fatto insomma tanti anni, quindi questo 44, ma ben di più per la zootecnia. Quale può essere il passaggio della trasformazione? Cosa può accadere? Allora, la manifestazione è già tra le più importanti in termini è già matura perché sotto Bastia Umbra costituisce probabilmente la manifestazione più importante in termini di rappresentatività della filiera complessiva dell'agricoltura, perché andiamo dalla zootecnia attraverso la meccanizzazione agricola per arrivare all'agroalimentare d'eccellenza. Bene, la fiera è già matura, a questo punto bisogna darle una struttura, probabilmente in termini progettuali, che la porti ancora di più alla ribalta nazionale, perché attraverso questa manifestazione sono sicura che già riscuote l'attenzione di marchi internazionali nella meccanizzazione agricola, di prodotti regionali nell'agroalimentare d'eccellenza. Io sono convinta che attraverso questa manifestazione ed altre che si possono fare successivamente alla FAM si può interessare al settore della floricoltura, per esempio, che è una cosa che non abbiamo ancora sviluppato bene in questa città. Secondo me si può precostituire un modello di manifestazione che riscuota ancora di più l'attenzione di operatori non solo del bacino del Mediterraneo, come in questo momento già registriamo, ma anche un'attenzione internazionale. Quindi potrebbe essere una sua presenza costante nell'arco dell'anno? No, io credo che quella manifestazione, fermo restando perché la titolarità è della Camera di Commercio, quindi non compete al Comune stabilire questo. Peraltro la manifestazione ha già delle sessioni specialistiche sulle quali insomma la Camera di Commercio deciderà di continuare o meno. Questa non è una decisione che compete al Comune, ma partendo da quella manifestazione e contribuendo come Comune, come aggregazione di imprese, a darne un progetto molto preciso che si sviluppi in maniera anche più internazionale, partendo da quella, secondo me se ne possono sviluppare tante altre sessioni, a partire dal fresco, dal florovivaismo, ad altri, per passare poi ovviamente ad altri settori. Insomma, pensare ad un progetto maturo e ben strutturato in collaborazione con la Camera di Commercio, per passare attraverso progetto infrastrutturale del sito e arrivare poi ovviamente a potersi spendere questo sito per tanti eventi anche di carattere internazionale. Questo può essere, secondo me, una linea di sviluppo per l'economia di questa città. Questa è Teleiblea. L'aereo costa troppo? Cancellati i voli per Roma? Raggiungi la capitale partendo direttamente da Ragusa con Big Bus, a prezzo fisso ed il bagaglio è gratis. Vai all'Area Tours, prenota il tuo comodo viaggio per Roma con Big Bus a soli 44 euro, con posto assegnato e bagaglio gratis. Chiedi informazioni allo 0932 65 34 80. Area Tours, Ragusa. Bene, avete visto, c'è anche la voglia di fare di più. Ora c'è una polemica sul mondo del turismo, c'è chi dice va benissimo, invece quelli che sono davvero sul territorio hanno grandi problemi e temono che stiano tornando i grandi del turismo, e le grandi nazioni, insomma c'è una polemica sul TTG, io di questo ne parlerò la prossima settimana. Vi dicevo, era prevista oggi la manifestazione alla Scala del Gusto, l'abbiamo rinviata a causa del maltempo, però è rimasto questo primo concorso nazionale
fra gli istituti e istituti professionali come tema le tipicità enogastronomiche italiane per le scale del gusto. Praticamente alcuni istituti alberghieri sono venuti a Ragusa, una ventina addirittura, e hanno occupato delle location che sono state messe a disposizione, e noi a nome dell'organizzazione ringraziamo l'Hotel San Giorgio, a Ibla che ha messo le sue cucine, questa è la cucina del Nosco, vedrete comunque nel filmato, le sue cucine per alcuni studenti, e poi il Nosco, la scuola Nosco per un po' di più, visto che lì è più grande, è una scuola, quindi è più organizzata da questo punto di vista. Allora, siccome oggi avevamo questa possibilità di dedicare un po' di tempo a queste ricette, si tratta di finger food, cioè di cose che si mangiano che è mano, ecco, vedete, quindi piccoline uno a uno, che sono una cosa, guardate, originalissima. Queste ciotoline sono, è la calamarata con il broccolo arruminato. Vi spiegheranno tante cose. Partiamo con i professori, con gli chef di nome. Vediamo questi 10 minuti di ricette e preparazione. Vediamo. Innanzitutto l'obiettivo è quello di far conoscere il territorio ai nostri partecipanti, perché il concorso consiste nel dare della materia prima messa a disposizione delle aziende, quindi loro devono presentare una pietanza tipica della città di provenienza utilizzando obbligatoriamente l'ingrediente messo a disposizione dall'azienda. Quindi c'è questo continuo scambio culturale enogastronomico, quindi facciamo conoscere il nostro territorio a partire dalla tavola. Abbiamo 19 istituti, 9 istituti sono siciliani, 10 provengono dalle diverse regioni italiane. Abbiamo la Sardegna, abbiamo Sorrento come Campania, abbiamo Lazio, abbiamo Puglia, Abruzzo, Reggio Emilia, anzi Emilia Romagna, scusate, e la Lombardia. Quindi abbiamo 19 scuole nel totale con 38 alunni. È stato un successo, peccato che per l'allerta meteo non possiamo svolgere questa edizione lungo le scale del gusto, ma gli organizzatori hanno trovato una location mozzafiato, nonché il Palazzo Cosentino, che sicuramente sarà all'altezza, se non dico superiore, ma per noi è una grandissima sede logistica. Ringraziamo poi tutti gli sponsor, in questo caso anche il San Giorgio Palace e il Dottor Zocco, che ci ha messo a disposizione l'azienda, la struttura, sia per effettuare le cene la sera, sia le cucine la mattina, per far giustamente gareggiare 4 squadre. Poi le altre 15 squadre si trovano all'interno della scuola Nosco. C'è un continuo fermento tra le scuole, i ragazzi, io poco fa ero alla Nosco, vedevo continuo fermento tra i ragazzi, molta agitazione, anche qui all'interno della San Giorgio Palace ci sono 4 squadre ben seguite dallo chef Franco Di Grandi. Continuiamo. Per noi è un successo, tutti gli accompagnatori sono in giro perché vogliamo far conoscere anche il territorio, quindi oggi sono andati a visitare Modica, domani andranno Scicli, e nel frattempo i loro alunni sono impegnati appunto nell'opera nel fare appunto questi finger. Allora, oggi preparo un macco di fave rivisitato al finocchietto con della ricotta mantecata al naturale e un gambero rosso di Sicilia aromatizzato al lime. Il tutto è ricoperto da un guazzetto di cipolla caramellata di giarratana passata al mini peener. La cosa più importante è lavorare bene il macco in modo tale che non rimanga molto granuloso. E un'altra cosa importante è indovinare bene la cottura del gambero rosso, in modo tale che non sia né troppo cotto né troppo crudo. Diciamo che in 3 ore ce la stiamo cavando bene. Il piatto è composto da ingredienti poveri come le fave e la ricotta, che sono ingredienti della tradizione. Quindi diciamo non ha un costo troppo elevato. Io sono dell'alberghiero di Favara. Usiamo molto la lambuca o capone, e questa ricetta che proponiamo oggi è una lambuca con della cipollata in agrodolce. L'agrodolce noi a Siracusa la utilizziamo molto, e utilizziamo anche il pesto di finocchietto all'interno di una ice ball di riso, finocchietto,
formaggio ragusano. E sotto di questo mettiamo una crema di patate aromatizzata alla vaniglia. Allora, mi chiamo Roberto Carbonaro, vengo dalla scuola alberghiera di Vittoria, sono al quarto anno e oggi sto portando un piatto tipico delle nonne che è il peperone ripieno. E abbiamo preso il peperone, l'abbiamo scomposto, abbiamo condito il riso con peperone, salsiccia, un po' di formaggio tipico ibleo che è il ragusano DOP semistagionato, un formaggio di pasta dura e niente, questo lo inforniamo con a 180 gradi per 15-20 minuti e in modo tale anche si forma questa crosta di cacio, di ragusano, e dà la croccantezza. E questo è il ripieno, viene scomposto. Mettiamo poi nel finger, mettiamo delle fadde di peperone arrosto che già abbiamo messo in forno e già sono quasi pronte. E alla base mettiamo una crema di patata aromatizzata al peperone affumicato. Allora, abbiamo in questa struttura, stiamo organizzando per le quattro scuole che sono le scuole di Gela, Favara, Vittoria e Siracusa. Allora, abbiamo quattro ragazzi che sono a coppia, cucina e sala. Ognuno sta sviluppando delle ricette con prodotti nostri del nostro territorio, ma con un secondo una ideologia dei propri territori. Allora, questi ragazzi sono molto vogliosi, hanno una grandissima voglia di crescere, ovviamente l'emozione un po' tradisce perché è normale che, essendo ragazzi, devono essere anche loro emozionati, perché questa è la cultura, questa è la cucina, queste sono le passioni che noi condividiamo, ma sono riusciti nel suo intento, stanno rielaborando le ricette nel modo dovuto, con i criteri e con le conoscenze che loro hanno, ognuno di loro, e penso che alla fine avremo un risultato ottimo da parte di tutti, perché ognuno di loro stanno sviluppando ricette completamente diverse, ma una più buona dell'altro. Io le ho già visionate e ti dirò che saranno tutte un successo, perché ognuno di loro si è impegnato nel modo più assoluto, loro con il loro professore. Ma i ragazzi oggi hanno dato il massimo e penso che riusciranno in questo intento sia oggi che domani. Allora, questo qui è uno scrigno di farina alla timpa di grano Maiorca, un grano siciliano antico, con delle perle di abbacchio romano IGP alle erbe, su vellutata di zucca e ricotta, con guanciale croccante e funghi porcini. Abbiamo realizzato questi scrigni con la farina, miscelandola con del miele, dell'acqua frizzante, del lievito e del sale. Successivamente abbiamo realizzato queste perle, lasciando marinare la carne con le erbe aromatiche di stagione, tritate. Abbiamo aggiunto anche del guanciale per dare quel senso di succulenza al piatto e della scorza di limone che va a ripulire il tutto. Inoltre abbiamo fatto i nostri funghi porcini saltati in padella con erbe aromatiche, aglio e olio. Per quanto riguarda il guanciale, l'abbiamo tagliato a listarelle e messo in forno. Abbiamo realizzato la nostra vellutata di zucca con zucca fresca gialla, patate e abbiamo addizionato della ricotta vaccina. Abbiamo impiattato mettendo della crema di zucca, il nostro scrigno aperto, le nostre perle d'abbacchio e le erbe aromatiche con il guanciale e i funghi porcini. L'Istituto Alberghiero Ipsoea di Ceccano. E sono l'Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento. Mi chiamo Tommaso Tecchia e il finger che abbiamo preparato oggi è una torta caprese tipica del nostro territorio, che è un dolce che è nato a Capri per errore, e noi l'abbiamo abbinato a questa crema di arance con dei pistacchi tostati e tritati, e come contrasto al sopra di questi abbiamo messo del sale, dei fiocchi di sale di Trapani, un quadratino, un cubotto, e poi lo decoriamo con... A questa torta caprese abbiamo abbinato il cioccolato di Modica, che è un cioccolato tipico che viene fatto a Modica, che viene lavorato ancora come alla vecchia maniera, ancora grezzo con bassa temperatura, e infatti tutti i cristalli di zucchero rimangono intatti. È una rivisitazione della pasta con i broccoli eliminati, solo che come alternativa abbiamo usato una calamarata e invece del cavolfiore mettiamo appunto il broccolo o sparacello. Troverete anche il zafferano e le alici fresche, e tutto sarà completato con una spruzzata di bottarga, del pan grattato, e alla fine poi metteremo una spuma di latte all'aglio. Pietro Piazza di Palermo. Alberghiero di Popparozzi di Teramo. Sono delle crocchette di baccalà,
patata turchesa e patate gialle con l'aggiunta di zafferano e guanciale tritato. Cipolla rossa anche. Sì, sono crocchette fritte, sono. Monserrato è più o meno a 2 km da Cagliari. L'ingrediente principale ci hanno dato la stracciatella, di conseguenza abbiamo usato la stracciatella per fare una spuma. E l'abbiamo abbinato a un pomodorino confit, che sarebbe un pomodorino secco, diciamo, quasi secco. Poi abbiamo fatto un crumble di mandorle. Poi abbiamo usato comunque la bottarga, che è un prodotto tipicamente sardo, quindi poi abbiamo usato la melanzana. Stracciata la vaccina è un formaggio fresco. Come posso spiegare? Come all'interno di una burrata, per esempio. Ok. L'istituto di Albero Bello. Queste sono delle orecchiette in bianco condite con olio extravergine d'oliva e colatura di alici siciliana. Sono servite su un pesto di rucola selvatica. Al di sopra, allora, a noi ci è stata affidata dall'azienda Licitra la pasta e abbiamo scelto appunto di fare delle orecchiette. Come elemento ingrediente pugliese abbiamo scelto la stracciatella di burrata. Sopra abbiamo della granella di pistacchio di Bronte, pepe campot, che è un pepe cambogiano che viene raccolto a mano e essiccato al sole. Infatti ha dei sapori fruttati e una piccantezza che porta al palato veramente ottimo. Pomodorini confit, come potete vedere. E niente, è semplice, è un piatto semplice che rispecchia la Puglia. Istituto Filippo Recapriata di Licata. Qua abbiamo il piatto terra e mare con pelle di tripel. Questo piatto, allora, abbiamo come fondo una burrata, abbiamo un tipo di cipolla caramellata con birra tripel con abilla palermitana e ha degli ingredienti come il miele e dei fichi. Poi abbiamo messo la salicone con tipo di alga aromatizzata, la salicornia. Poi abbiamo il tonno che l'abbiamo panato con il pangrattato licatese del muffoletto, una nostra tradizione licatese che risale al 1500, della tradizione del pangrattato del muffoletto. Giovanni Galesi. Devo dire, bene, i ragazzi erano un po' emozionati all'inizio, però poi si sono abbastanza organizzati, interessanti i finger, anche le tecniche sono state molto interessanti e adesso spero che lasciano tutto pulito e ordinato, quindi sarà l'ultimo numero di valutazione. Diciamo che ho notato molto una scelta molto interessante dei finger, no, non è il solito finger, hanno delle forme particolari anche in relazione a quello che hanno fatto, hanno scelto dei padellini, dei piccoli taglieri, delle bocce a bulle, insomma, in base a quello che loro volevano contenere o a quello che volevano servire. Benissimo, credo che si tratti di roba. Peccato, cioè, guardate, questo è il baccalà fritto, oppure no, questo è l'abbacchio. Molto, molto interessante questo concorso fra gli istituti alberghieri. Le scale del gusto si faranno la prossima settimana. C'è questa iniziativa che si fa a Vittoria, che si chiama Vittoria Fashion Theater, cioè teatro della moda, e dovrebbe essere prevista per le 20 di domani in Piazza del Popolo. Anche qui causa preoccupazioni per il maltempo, perché poi c'è manco piove, è stata spostata all'interno del teatro comunale. Beh, lì era facile fare questa operazione, quindi credo che sia anche più adeguata. Ma a proposito di teatro, andiamo a chiudere il nostro telegiornale. C'è stata ieri la presentazione della stagione teatrale del Teatro Donna Fugata di Ibla. Queste sono le immagini, e siccome si tratta di una stagione lunga con molte molte cose, io lascio la parola a Gianni Papa, che ci spiega cosa è accaduto e poi parla anche di sport. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi lascio con Gianni con queste ultime due cose. Io auguro a tutti un buon fine settimana, ciao. È tutto un copicolla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla, potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone, e invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità, nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest'estate sono fuori controllo, e del testo tanto non ne ho bisogno.
Questa è Teleiblea. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale, garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. Qualche sera fa noi abbiamo avuto ospite Vicky Di Quattro, che insieme con la sorella Costanza e con Clorinda Arezzo sono diciamo il trio che guida Clorinda per quanto riguarda le relazioni esterne, il teatro, lo splendido teatro di Donna Fugata a Ibla. E devo dire che purtroppo ieri sera non ci sono potuto, per motivi personali non ho potuto essere presente, ma c'è stata la serata di festa, poi c'erano anche con un gruppo musicale, il trio Casa Mia, guidato dal cantautore Vincent Migliori, ci sono state varie musiche. Perché c'è stata questa presentazione? Perché già dalla prossima settimana, con quello straordinario e esilarante personaggio che è Dario Vergassola, inizia questa nuova stagione che noi abbiamo proprio avuto occasione di presentare l'altra sera e che darà modo ancora una volta di vedere qui a Ragusa alcuni degli spettacoli più interessanti di tutto il panorama generale del teatro. Dobbiamo tenere presente le limitazioni che possono venire dalle dimensioni del teatro Bomboniera, però è anche vero che ci sono spettacoli con 7-8 attori scena, e che poi l'essere Bomboniera, che per certi problemi, per certe cose potrebbe sembrare un handicap, alla fine si traduce in un valore aggiunto, perché proprio c'è un'atmosfera, un modo di vedere, un modo di essere e di far parte del mondo del teatro che veramente pochissimi altri teatri in Italia, non so se solo in Italia, sono in grado di offrire al pubblico. Allora diciamo, si comincia con Vergassola, poi c'è Lella Greco, poi ci sono tanti altri. Perché? Perché è importante? Perché vuol dire che la continuità dà un segnale di come determinate cose si radicano all'interno di un modo di essere, un modo di pensare di una città, le organizzatrici sempre più bravi e sempre più attenti, e la possibilità di gustare veramente un teatro e delle opere che non è facile vedere abitualmente. Poi, diciamo che anche quest'anno ci sarà, come era stato bellissimo l'anno scorso, la possibilità di collaborazione con l'equipe generale del Teatro alla Scala, che presenterà una versione un poco particolare, ora non mi ricordo se dell'Elisir d'Amore o del Barbiere di Siviglia, comunque questo è relativamente importante perché è una delle due opere. E il fatto che la Scala abbia deciso di ritornare, anche questa è una dimostrazione dell'eccellenza che si è riusciti a raggiungere e soprattutto a mantenere, poi ampliata da quello che è la stagione collegata col festival, col teatro greco a Siracusa. Quindi, ricapitolando, c'è stata ieri sera questa bella serata di presentazione, come sempre condita poi da un interessante vino nero e tutto quanto, tante persone simpatiche, tanti modi di gustare quello che gusteremo a partire dalla prossima settimana, e grazie ancora al lavoro molto molto meritevole fatto da Vicky, fatto da Costanza, fatto da Clorinda, che consente a Ragusa di essere schierata in prima fila tra i grandi piccoli teatri, il che, credetemi, è solo un'apparente contraddizione, perché la grandezza di un teatro non si sicuramente misura con la quantità di persone che è in grado di ospitare. Adesso abbiamo due interviste con le organizzatrici di questa stagione e poi tornerò ancora io con lo sport. Questa è Teleiblea.
Abbiamo appena presentato la stagione 2018-2019 al Teatro Donna Fugata. Cominceremo il 19 e il 20 ottobre con Dario Vergassola e poi con una stagione molto ricca. Veniteci a trovare nella nostra pagina Facebook o nel nostro sito www.teatrodonnafugata.it. Tanti spettacoli anche in questa nuova stagione, stagione brillante, divertente, che culmina ad aprile con la rinnovata collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala e metteremo in scena, riadattato e costruito ad hoc per il Teatro Donna Fugata, l'Elisir d'amore di Donizetti. Vi aspettiamo tanti, numerosi e festanti, come sempre. Non solo spettacoli in questa stagione 2018-2019 al Teatro Donna Fugata, ma anche alcuni eventi speciali, tra cui un corso di conversazioni in lingua inglese che sarà organizzato ogni venerdì alle 19.30, che abbiamo deciso di chiamare To Beer or Not To Beer, perché appunto questa questione un po' amletica del parlare inglese o non parlare inglese sarà un po' sciolta grazie a una buona bottiglia di birra, che nonché lo sponsor della manifestazione. Quindi invitiamo tutti a partecipare. Altro evento speciale di quest'anno, un periodo natalizio, abbiamo deciso di riempirlo con un evento, un musical di Mary Poppins a cura della compagnia Cuore d'Argante, che vedrà più repliche dedicate sia ai bimbi che agli adulti. Cominciamo dal calcio, perché Ragusa 1949, SD Ragusa 1949, ha giocato oggi, ha vinto 3-0, una rete di Furnò, due rigori di Filicetti, le immagini che vedete fra qualche istante si riferiscono proprio a questa partita, e ha vinto en passant contro lo Sporting Obea, che in realtà era la seconda in classifica, quindi i ragazzi del presidente Nicola D'Amico hanno continuato in questa loro galoppata che comincia a diventare non solo irrefrenabile ma anche solitaria, e di fronte a un pubblico interessante, siamo sempre a cifre di quelle che sono, però diciamo che rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, dopo tanti cari di luna si comincia a vedere qualche lucignolo in fondo al tunnel, è stata una vittoria netta, tranquilla, di una squadra che è sicuramente superiore alla media. Se non interverranno cataclismi, se la società continuerà ad essere quella grossa società che fino a questo momento, non credo che toccando tutti i ferri possibili che ci possano essere dubbi sulla superiorità della squadra ragusana in campionato. Questa superiorità tra l'altro è favorita dal potere veramente alternare parecchi giocatori, quando la giornata che non va particolarmente uno c'è l'altro, Furnò è un centravanti spietato, Filicetti quando gioca è un giocatore di un paio di categorie superiori, per cui si capisce tutto. Ancora nel campionato dobbiamo dire che una delle squadre play, cioè il Frigentini, continua ad avere parecchia sfortuna, oggi ha perso dopo aver disputato una gara nella quale avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più. Comunque è innegabile che in questo momento il campionato di promozione nel girone che riguarda le squadre ragusane, ricordiamo che c'è il Modica, c'è l'Atletico Scicli, c'è il Pozzallo, è chiaramente improntato, proprio a un'impronta nettissima di Ragusa 1949. Per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza, saliamo di categoria, oggi Santa Croce riposava, l'altra squadra ragusana, quella proprio ragusana, che è il Marina, che come Scalogna veramente può dirne molte, dopo aver perso due partite in casa che avrebbe meritato sicuramente di non perdere, e dopo aver pareggiato una partita che avrebbe strameritato di vincere, cerca di andare a fare qualche punto fuori su un campo sicuramente difficile, che è Scordia. Scordia viene da alcuni anni di grossi risultati, purtroppo per il Marina, che ha un ottimo organico, ha il problema che gli mancherà ancora per un certo periodo, e non penso che sarà brevissimo, l'uomo d'ordine, il faro del centrocampo che è Pellegrino, ma la squadra del presidente Labisso e di Salvatore Utro ha tante capacità e soprattutto c'è tanto entusiasmo che le sta alle spalle, che a mio avviso alla fine, prima o poi, ma io mi auguro più prima possibile, supponendo che si potesse dire, riuscirà a risalire questa china che ancora non è pericolosamente inclinata, ma senza dubbio non vede la squadra ragusana posizionata in una zona di classifica che è quella che le compete per
spessore tecnico, spessore e cifra individuale dei suoi giocatori. E con questo credo che abbiamo per il momento chiuso il calcio, dicendo che il Pro Ragusa, che ha perso 3-1 in casa all'inizio, affronta la prima trasferta di stagione in prima categoria sul campo assolutamente non facile di Ferla. Chiudiamo il discorso calcio e veniamo a parlare di pallacanestro, cominciando ovviamente dalla Passalacqua, che dopo aver vinto ebbene nella partita inaugurale l'Open Day contro la GS Sesto San Giovanni, veramente sta la squadra che ha vinto a più largo punteggio, 27 punti, e quindi ha ripreso la bella tradizione di vittorie nette nella gara di apertura. Adesso ha il big match, che avrebbe dovuto essere disputato domani sera alle 18, ma che invece, per gli impegni superati, e devo dire neanche con fortuna, da parte di Venezia, è stata rinviata martedì sera alle 20:30. Praticamente questo è il campionato che avrebbe dovuto fare il Ragusa, il torneo europeo che il Ragusa ha fatto per 2 anni, quest'anno ha deciso di non farlo, poi a lungo, alla fine, vedremo se è stato bene o se è fatto male a non farlo. È comunque il segno di una squadra che si sta concentrando e si vuole concentrare tutta per un obiettivo chiaro. Insomma, venuto qua, non lo diciamo per scaramanzia, ma non è difficile comprendere quale possa essere questo obiettivo. E ovviamente facciamo i ragazzi di Davide, del presidente Passalacqua, e di Gianni Recupido, alle ragazze tutti gli auguri possibili, perché la Passalacqua è davvero uno dei nostri grandi orgogli, una delle nostre eccellenze, un po', e mi si perdoni l'accostamento, credo che sia un complimento, come il ragusano, il formaggio o le scacce. E io penso che abbiamo detto davvero il massimo. E come mondo ibleo mettiamo anche l'olio e il cerasuolo. Passiamo invece a un'altra eccellenza, anche se ormai gioco in un campionato di livello più basso, ma la passione, l'entusiasmo, la voglia di questa squadra rimane enorme come i tempi della grande A2, ovvero sia, ovviamente mi riferisco alla Virtus, che dopo aver vinto di misura, molto di misura, forse troppo di misura, e sudando davvero proprio sul filo della sirena la gara dell'andata contro la Cireale, adesso va ad affrontare la prima trasferta della stagione, giocherà sul campo certamente non facile di Barcellona. E Barcellona, anche se questa non con quel Barcellona con cui giocheranno domani, Barcellona e Ragusa hanno sempre dato vita a sfide epiche, davvero leggendarie, fanno parte di quello che è la storia della pallacanestro siciliana e forse non soltanto siciliana. Questa Virtus, che ripeto ha un paio di giocatori nuovi, c'è un pivot di 2,10 metri, roba simile, va a dire la sua sapendo di poterlo fare. Una squadra che deve solo amalgamarsi bene, perché ha un mucchio di giocatori nuovi, perché ha avuto un cambio generazionale e tutto quanto. Ha innestato però alcuni elementi interessanti, il play che viene dal Lazio, Salafia il pivot che ritorna, l'altissimo giocatore, tutto uno strano. Beh, io ho tanta fiducia nei ragazzi di Massimo De Gregorio, perché possono veramente fare bene. Quindi auguri anche a loro. E concludiamo parlando di un campionato che inizia, ovvero sì, la Serie C1 di rugby. Ho scoperto con piacere che in C2 c'è il Vittoria e mi fa molto molto piacere che ci sia un'altra città che si affaccia ufficialmente nel mondo del rugby. Bene, il campionato del C1, che ormai il Ragusa, sapete, affronta con squadra unificata, c'è stata finalmente questa riunione, sarà disputato con una formula, non lo so. Questo comunque, c'è una serie di mini gironi. Ragusa è in un girone a 4 in cui c'è Ragusa, Reggio, se non vado errato, Brigante di Librino e Crus Catania, una cosa del genere. E prima giornata domani a Reggio con Reggio Ragusa. Poi ci saranno andate e ritorno, poi ci saranno le semifinali, poi la prima e la seconda passeranno alla fase successiva, che sarà interregionale. Il cammino verso l'eventuale Serie B era già lungo prima, con questa formula è praticamente infinito, ci vuole tempo, avremo altre occasioni di parlare, ma è importante che superato i 50 anni il rugby si avvii al suo secondo mezzo secolo sapendo di essere una squadra che può davvero avere una parola molto importante da dire, non solo e non tanto nel girone, quanto anche in una fase successiva. Gli auguri a queste ragazze, perché la palla lo ovale e il Ragusa Rugby, soprattutto da ora che da qualche anno è finita quella
follia della divisione 2 è davvero nel cuore di tutti noi. Per il momento vi saluto, dandoci come sempre appuntamento a lunedì, sperando di venire poi a raccontare cose belle delle squadre ragusane. Vi saluto. Un nuovo appuntamento si apre oggi per gli amanti dell'agricoltura e per coloro che dell'agricoltura ne hanno fatto il loro mestiere. E proprio di agri-imprenditorialità parleremo questa settimana. Siamo ad Alessandria, in Piemonte, dove